Ieri sera, intorno alle 20:30, 5 persone partite da Pietracamela, di età compresa tra i 27 e i 42 anni, sono rimaste bloccate durante un'escursione. I 5, poco prima di raggiungere la vetta sul sentiero che arriva al Cornopiccolo, sono rimasti bloccati a 2.400 metri. Quando hanno incominciato a capire di non riuscire a salire in cima, i ragazzi hanno subito allertato i soccorsi, attivando il 118 che ha avvisato il soccorso alpino e speleologico abruzzese, come richiede il protocollo. Dopo che la macchina operativa si è messa in contatto con i 5 escursionisti, verificando le loro condizioni di salute, le squadre di terra si sono organizzate per il recupero. Contemporaneamente è stato allertato anche l'aereo dell'Aeronautica Militare, ma le difficoltà a causa del forte vento non hanno reso possibile avvicinarsi in vetta. Fortunatamente questa mattina all'alba sono stati tutti e 5 recuperati, come aveva previsto il soccorso alpino. E dopo una visita medica ci si è accertati che la loro notte sulla parete del Gran Sasso non ha avuto ripercussioni. Diversi gli interventi del soccorso alpino in questi giorni sul Gran Sasso, che raccomanda sempre di valutare i percorsi da intraprendere, la preparazione personale e i tempi di percorrenza, per non incorrere in pericoli non considerati, senza sottovalutare i rischi della montagna.